C'era una volta in Italia, non troppo tempo fa, una monarchia. C'era un re, apparteneva alla famiglia dei Savoia e si chiamava Vittorio Emanuele III. In quel periodo c'era anche Benito Mussolini, capo del Partito Nazionale Fascista, che aveva preso il potere anni prima e si era gradualmente trasformato in un regime, vale a dire in un sistema di governo antidemocratico e dittatoriale. Mussolini scelse di partecipare alla guerra a fianco di Hitler. L'Italia entrò in guerra nel 1940. La Germania e l'Italia speravano in una guerra breve, ma non fu così. La guerra fu lunga e seminò distruzione e morte in tutti i paesi coinvolti. 1943. Mussolini fu costretto dalle dimissioni. Il fascismo era caduto, ma la guerra continuava. Mussolini, con i suoi fedelissimi, continuava a combattere a fianco della Germania di Hitler e occupava militarmente l'Italia centro-settentrionale, mentre il re e il governo erano in Sud Italia a proteggere le truppe degli alleati americani e inglesi. La guerra si trasformò in una guerra civile. Infatti, per volontà dei partiti antifascisti, era nata la Resistenza. Dopo una lotta estenuante durata quasi 2 anni, il 25 aprile 1945 l'Italia proclamò la liberazione dal regime fascista. Le famiglie erano lacerate dal dolore e dal lutto, le città in gran parte distrutte, i campi abbandonati e le fabbriche ferme. Si formò un'assemblea costituente composta da membri di tutti i partiti italiani con il compito di preparare la nuova Costituzione. 2 giugno 1946, il referendum. Tutti gli italiani che avevano diritto di votare furono chiamati a mettere una croce per scegliere tra la Repubblica e Monarchia. L'Italia divenne una Repubblica. 27 dicembre 1947, il capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana, che entrerà in vigore l'anno seguente.